Le risorse comunitarie e di come queste risorse sono utili alle imprese, allo sviluppo e soprattutto al lavoro e all'occupazione. Our colleague Francesco, congratulations for this wonderful project. To see this wonderful environment here, to meet a lot of people, very friendly, very open and very pro-European, and to see then how they deal with the support of the European Union, that gave me the feeling it's good what we are doing in the European Parliament, it's good for the regions, it's good for the people living here, and we will have a future in the European Union, and that's very optimistic for me. Voi avete presentato il vostro lavoro, io volevo far conoscere alla delegazione questo lavoro. È il pensiero per le mie colleghe, per le donne, perché questo è il simbolo della sociaria ed è il simbolo delle donne, quindi alle mie colleghe parlamentari. Yo soy española, soy mediterránea y nos afectan los mismos problemas. Son problemas que necesitamos de la ambición de nuestros gobiernos para seguir defendiendo a los ciudadanos, para seguir avanzando en la cohesión y sobre todo teniendo en cuenta que nosotros estamos obligados a dejar un mundo mejor a nuestros jóvenes. Is that the region has been developed due to the European funds and due to the structural and cohesion policy. Io ringrazio Nicola Zingaretti per questa importante occasione di incontro con la Commissione Sviluppo Regionale. I hope that during our visit in this time and the proposal came last week on the table of the Commission.
Commission, that you can get some input from the region, what they need, what they want. Noi dobbiamo fare di più e meglio, ma l'Europa deve facilitare l'accesso a queste risorse. Io considero ad esempio molto importante il tema della semplificazione, dello snellimento, le procedure. Se posso dire una cosa, pensando al regolamento, che sia un regolamento amico, amico soprattutto delle imprese, amico dei territori e delle fasce più deboli.